Allora, ragazzi, mi sono preso un po' di minuti, ho fatto un video un po' in ritardo, mi sono preso un po' di minuti perché avevo bisogno di essere più inquadrato possibile, perché chiaramente la partita un po' la nebbia, ti annebbia la lucidità, no? Quando guardi la partita. E allora, alla fine, andando a vedere la partita, la Juventus perde 2-1 col Manchester, e vabbè, questo... E niente, cosa devo dire? Devo dire che la Juventus ha dominato il Manchester United prendendo la pallate per 85 minuti più o meno. Poi il Manchester ha trovato di nuovo la linfa, ha trovato un gol bellissimo, trovato su punizione di Mata, che era molto difficile perché metterlo sopra la barriera era veramente complicata lì. Però l'ha messa e la Juve non ci ha capito più nulla. Allora, punto per punto, cominciamo a dire che questo è una sconfitta che deve far bene, deve far bene, che è una sconfitta più che col Manchester United contro la Juve stessa. Questa non è Juve Manchester United 1-2, ma Juve contro Juve, cioè la parte della Juve sprecona, e quando si dice l'anti-Juve, la Juve, questa è l'anti-Juve. E allora, la Juve, ripeto, ha dominato per 85 minuti. Ha fatto fatica a segnare, anche se ha avuto buone palle gol, anche perché Manchester ha fatto 85 minuti in area di rigore, cioè chiuso, e quindi ci sta benissimo che tu faccia fatica a trovare l'1-0. Poi la fortuna di trovarlo con una magia pazzesca di Ronaldo su un pallone meraviglioso messo da Bonucci. Un gol meraviglioso, un gol da fuori classe assoluto, e la Juve va in vantaggio. Però siamo in Champions, ci stiamo giocando una qualificazione, magari questa partita qua molto probabilmente non inciderà, però comunque potevi passare il turno con tranquillità. Invece, Cuadrado, Pjanic, Dybala, gente che ha occasioni per poter chiudere la partita, ci va con sufficienza, troppa supponenza. Cuadrado sbaglia un gol che credo che avrebbe fatto chiunque, pure Pacione, per dire, avrebbe buttato dentro quel pallone, pure Snyder. Lui lo calcia alto, ripeto, per supponenza, perché ci è andato con proprio una roba di un irritante da far paura. A quel punto, chiaramente, quando lasci in vita gli avversari possono trovare il pari. E nasce poi da qua il secondo errore della Juve. Dopo l'1-1 la Juve si è buttata a capofitto in avanti, concedendo il fianco e permettendo poi al United di trovare il gol del 2-1, anche se su calcio piazzato. Il cambio, Barzagli, De Sciglio, col senno del poi possiamo dire che è sbagliato, però andiamo a vedere perché ha messo De Sciglio. Ha tolto De Sciglio per mettere Barzagli, perché quando Mourinho ha messo Fellaini, la Juve non ha più preso un pallone di testa, allora ha messo Barzagli per cercare di prendere più palloni di testa. Io non lo trovo un cambio così scandaloso, credo che sia un cambio fattibile. Addirittura qua si parla di cambiare allenatore perché ha fatto questo cambio. No, cambiare allenatore, tanto non mi sembra il caso, non credo che l'allenatore lo decidi se è un bravo o un buon allenatore da questo cambio qua. Io credo che questa partita la Juve serva, e sono tranquillo, ma ero tranquillo anche, sono irritato. Irritato perché questa era una partita che si poteva tranquillamente vincere 3-4-0 per le palle gol, per la mole di gioco che hai creato. Però l'hai persa. È la Champions, meglio adesso che dopo. Queste partite devono servire. Sembra che la Juve, da un po' di anni e non da adesso, abbia bisogno di una sberla in rimonta. È capitato con Conte, quando la Juve a Torino con l'Inter era in vantaggio 1-0 col gol di Vidal e si è trovata 3-1 per loro. Con la Fiorentina, ce lo ricordiamo benissimo, vincevi 2-0 e perso 4-2. E è successo anche con Allegri più di una volta, perché bisogna dire, con Allegri sempre con l'Inter vincevi 1-0 e perso 2-1. Insomma, è capitato spesso. È capitato spesso, io credo, spero, visto che comunque l'anno scorso in Champions abbiamo esordito perdendo 3-0 a Barcellona, per rendere l'idea, no? Nel senso, ci può stare di perdere. Rode il culo, parliamoci chiaro, rode il culo, perché perdere così dopo che hai dominato ti girano. Però bisogna ragionare, pensare. A, hai dominato. B, comunque, al di là di tutto, hanno fatto un gol di una casualità pazzesca, perché hanno sbattuto la palla alla 3-4 facce, cioè alla fine non ho ancora visto, credo che sia stata data autogol ad Alessandro, ma non si riesce a capire chi abbia buttato dentro il pallone.
La fortuna ci sta. La mia mente mi fa, cioè, continuo a dire che se la partita fosse stato uno scontro diretto, non avremmo giocato con questo piglio negli ultimi minuti. Credo che questo qua servirà ai ragazzi per capire che i palloni vanno buttati dentro. Me lo auguro perché alla fine, oggi non abbiamo perso per il cambio Barzagli De Sciglio, non abbiamo perso. Abbiamo perso perché noi abbiamo sprecato 3.000 occasioni davanti alla porta, praticamente vuota. Aggiungo solamente, ragazzi, Szczęsny a me inquieta tantissimo. Non ha colpe sulla punizione. Mata ha fatto una punizione perfetta, fil di palo. Però sul secondo gol, insomma, lì il portiere deve prendere e uscire netto. Invece ha tenuto. La palla gli è arrivata davanti. Si è trovato tre giocatori a schiacciare davanti alla porta e la palla è finita dentro. C'è stata anche un po' di sfortuna perché comunque abbiamo preso due pali. Loro hanno trovato questo gol un po' casuale. Non ne faccio assolutamente drammi. Però da qua bisogna prendere e ripartire. Questa Juve è di gran lunga nettamente la più forte del girone. È una delle probabilmente squadre più forti d'Europa. Secondo me resta la più forte. Però non dobbiamo sprecare certe occasioni come quella di oggi. Tutto qua. Speriamo che da domenica si ricomincerà a giocare. Insomma, fortunatamente c'è subito la partita domenica. E devo dire che sarà un'attesa abbastanza lunga domenica proprio per questo motivo. Cioè, per il fatto che avendo perso hai voglia di rivalsa. Quindi ti rimarrà dentro qualcosa qua. Quindi, insomma, sarà da aspettare un po' di giorni. Ragazzi, io vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video.